Bentrovati a questo nuovo filmato. Anche qui un tema d'esame, anche qui un oggetto di cui abbiamo le proiezioni ortogonali. Anche qui proiezioni ortogonali, due sole viste. Metodo, anche questo, prima il simbolo, poi la proiezione, prima la proiezione, poi il simbolo. Scusate, metodo americano. Ok. E anche qui stabilire qual è la vista principale non è possibile perché o questa è la vista principale e questa è la vista da sinistra, o questa è la vista principale e questa è la vista da destra. Però c'è un, comunque la vediamo, c'è un'idea di, per esempio, poter partire a costruire. Vediamo un attimo, questo. Non è mica tanto semplice anche dire poter partire a costruire, perché qui ci sono questo qua che poi va a finire, si vede la traccia qui, questo si vede la traccia qui. Per esempio potremmo cominciare a costruire questo piccolo rettangolino con il foro che poi è questo. È che è una parte troppo piccola. Allora, io direi, questa vista qui forse ci dice qualcosa in più. Ci dice di fare, però qui è scassato, sì, ci dice di fare questa L qui da, allora, il tutto è 60 meno 10, 50 per 20 per 10 per 30, questa qui è 40 meno 20. Quindi è 20, e di fare questa figura qui, magari non sul piano XY, assumendo che questo sia il piano XY, ma farlo su un piano laterale, potrebbe essere il piano XZ, per esempio. Allora, non è che ci abbiamo acchiappato molto diciamo, in questa lettura qui, però. Il discorso è sempre lo stesso. Se io inizio a fare e contemporaneamente proietto, poi sarà quello che man mano faccio anche sbagliato che mi dirà se e come devo correggere, se è sbagliato, se poi cioè, chiaramente ho indovinato subito tutto quanto nella lettura, tanto di guadagnato. Qui sicuramente con una terza vista si capisce molto, si capirebbe molto di più, molto meglio come è fatto l'oggetto, molto prima come è fatto l'oggetto, ma questi esercizi sono fatti apposta proprio per stimolare a applicare un metodo nella ricostruzione, nel reverse engineering, che ci possa dare la possibilità di leggere le proiezioni ortogonali. Vabbè, basta, ho chiacchierato troppo, inizio. Nuovo, usiamo i miei file di parte e carichiamo subito anche, inizializziamo subito anche un nuovo file di disegno. Nuovo file di disegno, abbiamo detto che non abbiamo detto niente, però abbiamo detto che è il metodo americano, quindi o è questo o è questo. Non mi sembra di ricordare che siano in pollici perché le misure erano piccole, quindi rischiamo con questo. Poi se abbiamo sbagliato tornerò indietro. Sì, non ho sbagliato perché vedete 40, 20, 20, 30. Questo è una 4 orizzontale, 60. Direi che questo è in millimetri senza problemi. Quindi io ho preso l'americano in millimetri come disegno 1 e va benissimo. Creiamo quindi la consueta suddivisione dello schermo. Allora, io adesso faccio così, affianca verticalmente e ne ho tre. Poi prendo questo disegno 1 e lo porto sotto questa finestra, ma non lo metto qui perché sarebbe la stessa finestra. Lo metto così, in questa maniera, gli dico in pratica di dividerlo orizzontalmente. Quindi abbiamo qui quello da cui leggiamo i dati, qui quello in cui verifichiamo quello che stiamo facendo in termini di proiezione ortogonale, e qui il file di parte. Abbiamo detto di partire con questa L sul piano XYZ. Allora io vado di qua, origine YZ, piano YZ, crea schizzo e facciamo quella L lì. Allora 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7. Ok, adesso incominciamo a chiuderla. Questo con questo. Poi mettiamo questo orizzontalmente. Perfetto, perpendicolare, 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 perpendicolare. Poi questo è 50, vabbè, mettiamo questo punto nell'origine. Fissiamo questo punto con il punto centrale, poi quota, qua sotto scriviamo 50, poi come altezza scriviamo 20 più 10 più 30, 20 più 10 più 30 fa 60, quindi quota 60. Ok, poi facciamo questo pezzettino qui, che se tutto è 60 e questo è 40, questo pezzettino qui è 20. Poi questa altezza qui ancora è 20, dopo il resto viene da solo, quindi manca una quota, manca solo questa. Anche questa è 20. Perfetto. Ora le estrudiamo, come se fosse lungo tutto, poi scasseremo questo dente qua. Quindi lo estrudiamo per 40, 20, 20, 30. Quindi concludi schizzo, estrudi 40, 20, 20, 30, 80, 110. Facciamolo in questa direzione qua. Però devo aver scritto qualcosa non del tutto corretto. Modifica lavorazione. Allora, 110, mi sono mangiato un 1, 110, ok, e inquadriamo. Inquadriamo, facciamo anche che questa vista qui sia corrente adatta alla vista, perfetto. Allora, possiamo cominciare a fare le proiezioni ortogonali, un po' poco effettivamente, però qui per farlo potremmo mettere questa vista qui. Quindi inquadrarlo da di qua e poi mettere la relativa vista, che se questa diventa la principale, questa qui è chiaramente la vista da sinistra. Per farlo però sapete bene che dobbiamo prima salvare il file, perché con parte 1 non si proietta niente, a meno che non l'abbia già salvato. Allora salviamolo, file, salva con nome, salva copia con nome, no, salva con nome direttamente. E lo salviamo come parte 2 2011 filmato. Io l'ho già fatto, probabilmente, cioè, l'ho già fatto. Chiaramente ci vado sopra, lo sostituisco senza problemi. Tanto per il filmato, poi alla fine sarà finito corretto anche lui. Ok, parte 2000 è filmato. Andiamo di qua e mettiamo questa vista qui. Quindi base, ok, non questa, ma questa qui in destra. E la mettiamo in questa posizione, poi facciamo questa ancora un po' più in là e poi facciamo questa vista qui, che è la vista da sinistra, metodo americano. Diamo l'ok. La scala possiamo tenercela, qui è 2 a 1 e qui è 1 a 1, possiamo anche fare 2 a 1, così ce l'abbiamo proprio completamente uguali. Qui c'è qualcosa che mi dice che non è 2 a 1, ma è 2 terzi probabilmente. Vediamo se ci prendo, credo di sì. Facciamo così, do l'ok, poi qui vado a fare uno zoomino per vedere che effettivamente, oh, ok, 2/3, 2/3, così l'abbiamo fatta anche di scala lo stesso. E incominciamo a guardare. Allora, questa riga c'è, qui c'è qualcosa che manca, perché qui c'è tutto, mentre qui deve essere tolto qualcosa. E qui in fondo vedete che c'è questo parallelepipedo forato. Io direi a questo punto di fare questo parallelepipedo forato, che sta su questo piano, giro, giriamolo, che sta su questo piano, viene avanti, c'è il suo foro. Ok, allora, avvia schizzo, vediamo se riesco a prenderlo da di qua, perfetto. Via schizzo, questo è 40 per 40. Allora,
40x40 è allineato in basso, quindi cominciamo a mettere questo allineamento in alto, scusate, questo si allinea con questo. Qui sta a 20, che quindi sì, questo spigolo e questo coincidono, si allineano quantomeno, poi vedremo se proprio coincidono del tutto. Poi è 40x40, qui posso mettere un perpendicolare a questo punto tra questo e questo, e poi dargli le due quote 40 e 40, e mi sa di sì che va proprio esattamente ad allinearsi. C'è quel dentino che sporge fuori, che è questo dentino qui, che è questo dentino qui. Questo mi dice che manca ancora una quota. Secondo me manca ancora un ortogonale. Mettiamolo completamente vincolato, diamolo ok, quindi concludi schizzo. E lo estrudiamo di 20, però c'è anche un foro centrale diametro 20. Beh, io direi di farlo così, estrudiamo già direttamente. Allora torno sul mio schizzo, vado a fare una circonferenza. Direi che, per come sono gli assi, questa è baricentrica, cioè sta nel centro geometrico di questo quadrato. Quindi quota 20, 20. Poi posizione da qui 20, posizione da qui 20. Completamente vincolato, concludi schizzo, estrudi per 20, estrudi questa regione forata in quell'altra direzione, e ben il doppio per 20, non per 2 ma per 20. Ok, e diamo l'ok, e qui andiamo ad aggiornare. Tocchiamo e vedete che qui è praticamente, si è concluso il pezzo, c'è tutto a sinistra, anche qui in alto è a posto. Qui ci sono, qui c'è questa riga, qui c'è questa riga ancora da vedere, poi c'è questa riga qui. Ok, andiamo avanti. Allora, qui ho un po' l'idea, considerando queste due righe qui, che qui ci sia uno scassetto da 10, qui in mezzo a 40, quindi qui in mezzo uno scassetto, un rientro da 10. Facciamolo. Avvia schizzo. Allora, è alto per tutto, e questo qui, quindi facciamolo così, poi lo allineiamo. Ok, allineiamolo. Quindi allineiamo questo sopra con questo con questo sotto. Quotiamolo da 20. Un attimo che vado a prendere la curva giusta. Perfetto, 20. Mettiamo un po' di perpendicolarità tra, però non lo spigolo, e anche tra lo spigolo, ma conviene sempre rimanere nell'ambito dello schizzo, quindi tra questa curva e questa, e tra questa curva e non tutto lo spigolo. Aspettiamo un attimo finché nasce quella curva lì, che è quella dello schizzo. Una quota necessaria perché devo posizionarlo, alto 20, allineato, eccetera, eccetera, quindi questo sta a 40 dallo spigolo, quota. Non quel punto lì, che è un brutto punto, che poi dopo partono altre elaborazioni. Da qui a qui 40. Abbiamo posizionato quello che è la traccia del nostro scasso, e uno scasso a fini, concludi schizzo, che è completamente vincolato, uno scasso a tagliare, estrusione a tagliare di 10. Chiaramente a tagliare, se è girato la lunga direzione, non abbiamo bisogno di intervenire sulla direzione perché l'ho trovata. Allora andiamo di qua, tocchiamo e vedete che più o meno ci sta tutto. Ci sono rimaste due cose da fare: questo foro su questa faccia qui, e poi tirar via questo 30x10, un dente qui. 30x20 più 10. Allora, facciamo lo scasso, questo dente qui, 30 per questa altezza qui, che è 20, più questa 10. Quindi avvia schizzo su questa faccia, e qui facciamo un altro bel rettangolino che andiamo poi a posizionare. Qui lo posizioniamo
con questo spigolo, questo lo posizioniamo con questo spigolo, gli diciamo che è 30 in altezza, che me ne sono passato, l'ho fatto un po' più grosso, e che è 10, perdono, e che è 30 in altezza e che è anche 30 in larghezza, quindi è un quadrato. Quadrato, allora questo spigolo 30. Mancano due quote perché mancano due perpendicolari. Allora, questo con questo e questo con questo. Quanto vado dietro? Tutto. Perché qui non si vede più nessuna riga. Quindi, via tutto. Concludi schizzo, estrudi questo a tagliare tutto. Tutte le facce. Ok, diamo l'ok e andiamo a vedere di nascosto l'effetto che fa. È nata questa linea qui. E sono nate queste due linee qui e direi che c'è rimasto qui questa faccia che deve contenere un cerchio che poi andrà a riportarsi, il cilindro andrà a riportarsi su questa vista qui. E allora torniamo di qua, avvia schizzo, qui cerchio, diametro 20. Posizione a 50 da questo spigolo qui e allora quota questo 50 e poi a 20 dall'alto quota centro da qui 20. Concludi schizzo. Chiaramente lo schizzo lo riapro, era completamente vincolato. Completamente vincolato, cerchio, diametro e le coordinate del centro, estrudi questo a tagliare ancora tutto. Diamo l'ok, andiamo qui e a questo punto abbiamo esattamente le stesse linee che vediamo sopra, a livello di proiezione intendo, e anche qui vedete le stesse cose, e direi che l'oggetto è da modellare era questo. Ed è finito così. Ok, ultima verifica, le quote. Se sono le stesse, vuol dire che l'oggetto è esattamente che abbiamo modellato, abbiamo finito di modellare adesso, è esattamente quello che è qui nella proiezione ortogonale. Allora, piano piano andiamo a mettere per prima cosa qui gli assi, sempre la prima cosa che devo mettere. Allora, annotazione, assi. Qui abbiamo da mettere questo asse e questo asse, poi abbiamo da mettere questo asse. Sbagliato, undo. Devo mettere questo asse. Poi devo mettere questo asse. Assi non ce ne sono più perché dovrei averli messi tutti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ci sono, mettiamo le quote. Allora, cominciamo. Quota 40. Abbiamo sempre troppi zeri, strumenti, gestione, edito stili, ISO, zeri finali, via e via. È già aperta, vedete, salva e chiudi. Poi qualcuno mi chiede, ma perché fa sempre questo mestiere e non cambia prototipi? Perché preferisco avere due zeri di default, in maniera che una volta vedo che ci sono. Poi se non mi servono li tolgo, ok? Perché poi dopo se non li metti, due zeri, che cosa succede? Che se c'è una quota e parti con una quota che ha 1,5, non vedi il 1,5 e poi impazzisci. Allora, due li lascio sempre, poi se mi accorgo che tiro via. Dopo, quando nello sviluppo, quote successive, se c'è una quota che ha il decimale, lo si sa, se non viene fuori, non dipende dal fatto che
c'è qualcosa di sbagliato nell'oggetto, dipende dal fatto che c'è un settaggio di quella quota da cambiare. Non so se è chiaro il ragionamento. Se mettessi senza zeri finali, non mi accorgerei di un eventuale errore. Con gli zeri finali devo fare tutte le volte il cambiamento, ma di un errore mi accorgo. Ok, provare per credere, poi dico io. Strumenti, scusate, annotazione, torniamo a codare, adesso ce l'abbiamo a posto, quindi è veloce, 40, 20, 20, 30 e fin qui tutto uguale, 10, 30, uguale, 10. Ok, 20. Sì, non è questa la quota, questa la cancelliamo, anche se è giusta quel 30, ma da qui via. A nulla, dai, che ce la puoi fare. Va bene. Quando fa così è di una simpatia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Diametro, questo è un 20 che è la posizione torniamo alle quote dell'asse rispetto allo spigolo sopra. Lo step che ho preso non me lo tengo, tanto non mi ha dato errori. 50 da qui a qui, lo portiamo un po' più sopra. Ok, 20, questo e questo è 20, allora 40, 20, 50, ta, 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 10, 20, questa è fatta. Quindi questa vista, che è la vista da sinistra o principale, dipende da che cosa, come vediamo, come vogliamo vedere, è uguale geometricamente e con le quote, numericamente. Adesso mettiamo le quote di qua, quota, cominciamo da qua sotto. Quindi questo pezzettino è 10, da qui è 10, da qui a qui è 60, poi 20, 10, 30, quindi 20 quota da qui a qui, 20, poi c'è questa quota qui, da qui 10 e poi c'è questa 30, poi questa 40, perfetto, questa 20, manca l'ultima e non sarà questa sicuramente a farci capire che abbiamo fatto un errore, perché anche questa torna uguale a 40. Boh, le ho messe tutte, le viste sono le stesse, le quote sono le stesse, questo è l'oggetto la cui proiezione ortogonale era questa assegnata. Perfetto. Salviamo e abbiamo finito anche questo esercizio. Alle solite, spero vi sia utile, abbiate imparato qualcosa o, diciamo, confermato dei concetti con questo filmato. Vi do appuntamento ai prossimi filmati e al solito due raccomandazioni. Se vi è piaciuto mettete un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, in maniera da ricevere in tempo reale, cioè siete capitati su questo filmato girando per YouTube e siete appassionati di inventor e non siete iscritti al canale, iscrivetevi così tutti i nuovi filmati vi arrivano in anteprima, gli avvisi in anteprima. E se avete amici che conoscete anche loro appassionati di inventor, fate pubblicità al canale, fatelo crescere, così io sono anche più contento di continuare a caricare materiale. Ok, vi saluto e non mi resta che augurarvi buon lavoro e darvi appuntamento al prossimo filmato.